Nella puntata precedente ho finito di fare la mia squadra. Aspetta, è cascata una cosa. Dai, vai! Vai! E guardate, guardate, sono Pita, guardate. E ciao, sono Pita. Io odio Pita. No, andiamo a vedere anche quello, perché non ce ne frega un cazzo. Lo sono sognato? I mega generali galattici. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati al nostro Mega Generali Galattici dal lontano Harad, anzi più o meno lontano, perché è un po' Harad, un po' lontano in questo caso. Vi saluto. Allora, come è stato il progetto? Male, male, malissimo. Il Mumak è più impegnativo del previsto, soprattutto perché ogni volta che lo affronto c'è un qualcosa di nuovo che mi viene in mente di fare, quindi adesso ho pensato bene di magnetizzare tutto l'OWAD, tutto il cestone sopra, per il trasporto, che in realtà è una figata come idea. Da realizzare invece un pochino meno in questo senso, quindi molto più impegnativo del previsto, ma ce la farò, tant'è che al momento il Mumak comunque l'ho accantonato perché mi stava prendendo troppe energie e mi sono deciso invece ad assemblare in questo caso un po' di cavallini, quindi un po' di cavalieri, sudroni, straccioni, eccetera eccetera, perché è bello magnetizzare il Mumak, però a un certo punto volevo fargli anche le orecchie girevoli, a un certo punto poi ho mollato. Il mio progetto anche questo mese sono riuscito a compiere, a raggiungere il mio obiettivo, e ho quindi dipinto la mia bella, il mio bel gruppo di 10 squig albini con i monaci dei funghi, seguiti dai monaci dei funghi, e poi lei, la grande madre Tengrot, regina assoluta della mia orda di Hobgrotz. Devo dire che mi sono divertito un sacco, avevo un po' di timore nell'affrontare il modello della regina Hobgrotz, perché è un pezzo centrale dell'armata, quindi volevo che venisse estremamente bene, e per fortuna lo schema di colore anche alla modifica si adattava in maniera perfetta, quindi sono stracontento di come è venuta la regina. Ma soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più e che mi ha dato più soddisfazione è stato fare la pelle albina per gli squig. Mi è piaciuto talmente tanto come schema di colore che lo adatterò al resto degli squig, ma soprattutto anche ai tutti i Troggoth presenti nell'armata: Rokgat, Maerbrut Troggoth, Sloggoth, Trogboss, e poi i miei troll cinghiali modificati che ho soprannominati Hoggoth. Ciao amici! Il vostro tech priest di quartiere questo mese ha battuto la fiacca. Volevo dire che non ho fatto nulla, ma in verità, ripensandoci, qualcosa a livello hobbistico sui miei adorati Cruel Boys ho fatto, perché nonostante non sia riuscito a trovare un briciolo di tempo per dipingere, in verità ho montato delle nuove unità. Visto che, come avete sentito lo scorso mese, ho fatto, come dice il buon Hughes, l'elicottero col bel Chavanna, e ho fatto un sacco di unità. Effettivamente avevo già fatto anche quello che dovevo fare questo mese a regola del mio progetto iniziale. Mancavano soltanto il boss sul bestione e il mega balestrone, il Beast Skewer. Cari confratelli, bentornati sui campi di battaglia di Armageddon. Anche in questo mese sono andato avanti con i lavori del mio progetto dei Mega Generali Galattici,
e ho portato avanti la mia crociata. Come promesso, mi sono preso il mio tempo e ho dettagliato tutti i modelli di Space Marine della mia squadra crociata che avete visto nella prima puntata. In realtà mi sono divertito tantissimo a usurarli, a dare tutti i dettagli sull'armatura, a riempirli di freehand, e in particolare mi sono dedicato sul mantello del confratello della spada che guida la mia crociata, e ho iniziato a fare le scritte sul mantello. Quindi, prendendo il colore molto diluito con un pennello a punta molto sottile, ho iniziato a scrivere la parola templare dietro il mantello, cercando di centrarla in modo che appaia appunto come un disegno medievale. Dopo aver finito la mia squadra, mi sono dedicato all'altro pezzo grande della scatola della mega armata dei templari neri, ossia il Dreadnought Redemptor, che ovviamente non poteva non essere convertito all'inverosimile, quindi l'ho preso, l'ho fatto con ossa, teschi, fiaccole ardenti, catene e... Galattici amici, oramai siamo quasi agli sgoccioli di questo progettone. Quindi, com'è andato questo mese? Decisamente bene, contando che ho dipinto i 5 Terminator, gli Scarabocalt e quasi tutti i cultisti. Ne mancano un paio, ma il grosso è fatto oramai. Quindi, decisamente soddisfatto dei progressi di questo mese. Tra i dettagli che ho preferito di più dipingere, devo dire che mi sono divertito particolarmente a dipingere i cultisti. Per quanto oramai abbiano qualche anno, sono un kit che è invecchiato decisamente bene. In particolare ho, come voi sapete, mi diverto particolarmente a dipingere gli incarnati, quindi tra i dettagli che più mi hanno divertito troviamo l'incarnato del cultista mezzo nudo, diciamo così, quello a torso nudo, in cui appunto, avendo una grossa parte della pelle da dipingere, ho potuto sperimentare un po' con velature, toni, luci, cose così, quindi sempre mi diverto sempre, lo trovo molto, molto stimolante dipingere l'incarnato. Questo programma è stato presentato da Moro Workshop, il workshop di Moro, un posto tranquillo e serafico dove andare in vacanza e dipingere col vostro pennello in fiamme Moro Workshop. Compra il pennello Moro Workshop e vai in vacanza. Ciao! Questo programma è stato presentato da Moro Workshop, il workshop di Moro, un posto tranquillo e serafico dove andare in vacanza e dipingere col vostro pennello in fiamme Moro Workshop. Compra il pennello Moro Workshop e vai in vacanza. Ciao! Buongiorno amici, buonasera amici, bentrovati. Allora, per quanto riguarda i miei progressi, devo confessare di avere fallito miseramente. Sono inciampato in uno di quei momenti di smarrimento hobbistico. O meglio, ho ripreso a lavorare a tempo pieno, per cui sicuramente questo ha influito molto sulla mia produzione. Questo in concomitanza con il fatto che è uscito un nuovo libro degli eserciti dei Fire Slayer, il nuovo Battletome dei Fire Slayer, quindi ho dovuto dedicare le mie partite a andare a saccagnare le persone a suon di asciate infuocate, e soprattutto qui a Verbania è iniziata anche una campagna di Mordheim nella quale mi sono buttato di testa con gli orchi neri, e quindi gran parte del mio tempo è stato dedicato proprio ad assemblare una banda di orchi neri per Mordheim. Di orchi neri nocciole per Mordheim, e in realtà poi adesso vi farò vedere comunque i progressi anche di questo lavoro, perché secondo me anche i vagabondaggi hobbistici ci vogliono anche quando si parte con un progetto così ambizioso come questo qua dei mega generali galattici. Ogni tanto è importante vagabondare un po'. Questa cosa me l'ha insegnata il mio grandissimo amico Pietro, che appunto lui quando deve iniziare un progetto in realtà inizia tre in contemporanea, però va bene, perché comunque l'importante è continuare a fare figate una dietro l'altra. Este mes fue duro, la concentración en la pintura fue mínima, pero logré completar Raducar y Varaskir. Completé la ciudad maldita, al hacerlo terminé mi plano mínimo para estos mega generales galácticos. Pero el pintador no se detiene, no se dobla y no se rompe. Con mucha sensualidad voy a empezar a pintar los lobos zombies, que ya van por buen camino. Così mi sono preso altri 10 Gutripats e li ho già montati tutti, e mi sono preso anche il Mars Crawler e l'ho montato.
cosa mi è piaciuto fare questo mese? Effettivamente mi è piaciuto veramente tanto montare lo Slogot. Solitamente sono il pirla che prima monta e poi si ricorda che doveva tenerli separati prima di dipingerli. Stavolta incredibilmente me ne sono ricordato e quindi abbiamo tanti piccoli pezzettini che dipingerò durante probabilmente questo mese, perché mi sembra veramente un pezzo bellissimo. Altra cosa che ho fatto questo mese: ho giocato, ho portato sul campo di battaglia i Cruel Boys, che hanno vinto una battaglia contro gli Skaven del Clan Skyr e perso una battaglia contro i Luminet, che mi hanno fatto un mazzo incredibile. E tutto quello che serve per portare questo gigantesco guerriero sui campi di battaglia. Ovviamente gli ho trovato anche un nome, e il nome di questo antico guerriero sarà niente meno che il Castellano Draco, che chi si ricorda il vecchio background dei Templari Neri sicuramente si ricorderà. Detto questo, mentre sto portando avanti i lavori della mia crociata, sto seguendo con molto interesse il progetto di Huge, che nonostante tutti abbiano già detto che abbia fatto un sacco di cose molto interessanti, quello che mi ha colpito di più è stata la quantità di modelli che la sua orda orchesca ha iniziato a prendere ad assumere, e quindi si sta candidando per essere un degno avversario della mia crociata, che ovviamente i miei templari inferiori di numero combatteranno fino all'ultimo contro le orde dei Pelle Verde. Mi sono dedicato ultimamente ai cavalieri, quindi ad altri modelli, per arrivare poi ai famosi 800 punti. Ho preparato i miei mezzi troll alla pittura e al momento per qui mi riconcentrerò a breve sul Muma. Adesso mi sto prendendo una pausa dal Muma, perché nei progetti così, diciamo, così importanti, con modelli così, diciamo, grandi e impegnativi come questo, ogni tanto serve anche prendersi una pausa nel frattempo, e quindi dedicandosi ad altro, questo sia per la pittura che per l'assemblaggio. Comunque sia, i miei orchi neri, ho deciso di provare a immaginarmi un orco che è sopravvissuto a un sacco di battaglie, e dopo aver passato una vita a menare ha iniziato a pensare, e quindi un orco filosofo. Ho fatto uno schizzo, un disegno, ispirandomi a Friedrich Nietzsche, e quindi ho fatto un orco coi baffi, e oltre ad aver realizzato che gli orchi coi baffi sono tipo una figata totale, perché non capisco come mai non abbiano tutti quanti i baffi, perché stanno da dio sugli orchi, un mio grandissimo amico che è Fabio, se lo cercate su Instagram è Fabio Morgoth, è bravissimo, ha in tempo zero realizzato questo mio concept e mi ha scolpito una testa di orco con i baffi e con i capelli, con un ciuffo di capelli ribelle, e me l'ha spedita, ed è una cosa veramente, stato stupendo questa unione così, di questa unione di idee e la realizzazione proprio pratica. Quindi ho realizzato il mio capo e soprattutto ho magnetizzato tutto. Finalmente giocherò a Mordheim con tutte le miniature magnetizzate per poter giocare qualsiasi opzione d'arma a seconda del progredire della campagna. E detto questo, comunque sia, non è che proprio non ho fatto nulla per i miei orchi del 40.000, perché ho dipinto comunque una banda di 10 caccole e soprattutto ho iniziato ad assemblare il regalo del mio amicone, che è lui, che è l'Orcus Squiggot, e ho deciso che magnetizzerò anche lui, per cui ho notato che dalla vita in su può essere tranquillamente magnetizzato, e quindi avrò entrambe le opzioni, sia il personaggio speciale che il mio Sandorkan, che poi personalizzerò e sarà comunque il mio generale d'armata. Uno schema facilissimo da fare, partendo da base Greysir, un bel passaggio Reiklan Fleshshade, un secondo passaggio di Reiklan Fleshshade sotto al modello, quindi dalla, insomma, tutta la parte inferiore per rendere un po' più le ombre, e poi finito con un pennellasciutto di Deepkin Flesh e due dettagli ripresi con delle puntine di Pallid Witch Flesh. Ragazzi, una bomba, bellissimo, meraviglioso. Oltre al mio progetto, ovviamente devo dire che seguo con estremo interesse quello di Huge, soprattutto non tanto per l'Animalie, che io non sono tanto per l'Animalie, ma bisogna ammettere che è fatta bene, ma per il modo in cui dipinge i metalli, che è una roba pazzesca, mannaggia la miseria. Quiero poder empezar este mes y traer 80 zombies a punto caliente para el Varskir. Decidí usar los mismos colores que los vampiros que hice antes,
però para darle un'atmosfera más oscura, assicurandomi de que la luz viniera de un punto en la parte superior izquierda del modelo. Eldar Dance, la danza che ti salva l'anima da Sludge. Fai la Eldar Dance anche tu e salva la tua anima oggi. Chiama l'800 900 662 64 32. Eldar Dance, la danza che ti salva l'anima da Sludge. Fai la Eldar Dance anche tu e salva la tua anima oggi. Chiama l'800 900 662 64 32. Eldar Dance, la danza che ti salva l'anima da Sludge. Fai la Eldar Dance anche tu e salva la tua anima oggi. Chiama l'800 900 662 64 32. Se devo scegliere il progetto di un altro dei galattici amici, direi gli orchi di Huge. Perché? Perché innanzitutto ha un grande gusto estetico per animalie, come già avete visto nel corso di questi mesi, ma soprattutto perché mi piacciono tantissimo i suoi metalli. L'invecchiamento con gli oli è davvero davvero una bomba. Infatti prima o poi lo torturerò per sapere la ricetta precisa di questi i metalli. Anzi, se volete venire a sfidare in battaglia i miei templari, la mia piccola forza di templari, ci vedremo al Modena Play, dove sarà un piacere per i miei figli di Dorne e figli di Sigismund affrontarvi in battaglia e cercare di sconfiggervi nel nome dell'imperatore. Ovviamente la prossima tappa di questo progetto sarà di dipingere il Dreadnought Redemptor e formare la squadra di avanzata della mia forza d'assalto, ossia il castellano e la sua guardia del corpo di Bladeguard. Quindi mi sa che mi aspetterà un grande mese di pittura, di assemblaggio, però spero di portarvi al Modena Play un'armata di templari neri che farebbe rendere orgogliosa di sé addirittura l'imperatore. Il prossimo mese voglio dipingere assolutamente il boss sul bestione e il palestrone, perché sono due pezzi meravigliosi. E nel frattempo sto seguendo tantissimo il progetto di Huge, che con l'Animalier mi ha fatto scoprire un mondo nuovo. Mi vedrete probabilmente in Animalier. Dove mi vedrete? Mi vedrete al Play di Modena, dove vi aspetto con i miei Cruel Boys. Se volete sfidare i miei circa 1250 punti, vi aspetto e... Esto hace que el Granusier Lago se vea muy sexy. Por otro lado, el proyecto que más me emociona es el del Doc Nico, porque hace transiciones pornográficas con colores muy bonitos. Pero no veo la hora de ver las conversiones del Mech de sus visionarios. En conclusión, los invito a todos a desafiarme en Modena Play con sus sexys ejércitos. Prossimo mese, allora, direi che sicuramente finire i cultisti, ne mancano pochi, tanto quindi ci metterò poco, e poi dipingere almeno l'Elbrut, che ho solo abbozzato, potete vedere appunto una foto del Whip appena uscito dall'aerografo, e magari, perché no, magari anche iniziare il leader dell'armata, che purtroppo non è Magnus, ma è Ahriman, quindi magari già qualche colore su Ahriman riesco a buttarlo. Cosa dirvi? Io ho i miei millini pronti, ho già anche i dadi, ovviamente a tema, teal and yellow come Boxart vuole, pronti, quindi ci si becca a Modena, pronti a sfidarci. Mi raccomando, cari miei marinai d'acqua dolce, i miei 1000 punti di Cruel Boys vi aspettano al Modena Play per schiacciare i vostri eserciti. O in realtà, visto che i Gloomspite fanno schifo, verranno schiacciati dai vostri eserciti perché i Gloomspite fanno schifo. E detto questo, che cosa penso di fare per il prossimo obiettivo? Sicuramente 3 Rockgut Trogoth. Se non dovessi perdermi nei festeggiamenti del mio compleanno, cosa che probabilmente succederà, ma chi lo sa, il Meyerbeard Trogoth con a fianco uno schiavista nano del caos modificato per l'occasione. Una sicchia, ragazzi! Una meraviglia!
Allora, l'armata che mi piace di più dei miei amici, o meglio il progetto che più mi sta appassionando è sicuramente quello del mio amico vagabondo Pietro Uc, soprattutto il suo schema di colore dei troll, sarà qualcosa che ripeterò anche sul mio troll che ho qui per la mia banda sempre di Mordheim, ok? Vabbè, vi faccio vedere anche una piccola anteprima live. Guardate che bello questo orco coi baffi, ragazzi, è qualcosa di stupendo. Mi dicono che sono passati 3 minuti e 40, ma io me ne sbatto. Gli obiettivi per il prossimo mese ve li spiego nei contenuti speciali, ma soprattutto vi invito a venire alla Play, dove troverete tutto il mio popò di orchi, ma anche il mio popò. Potete sfidare entrambi sul campo di battaglia. Tra l'altro volevamo affinare delle regole per cui se voi arrivate con un'armata del fantasy del 40.000 oppure di giochi minori come tipo il Signore degli Anelli, potete sfidarci comunque e ci inventiamo delle regole per far affrontare gli orchi del 40.000 con gli Hardrim, giusto così, perché la cosa bella sarà trovarsi, tirare dadi e ridere insieme. Quindi ci vediamo al Play tutti quanti insieme. Un bacione a tutti, ciao. Ho deciso di togliere il flock per far fastidio al nostro Huge direttamente dalle basette, anche se il suo progetto è al momento il mio preferito, perché ovviamente gli orchi puzzano, anche se quei baffi sono brutti, ma comunque c'è sempre il rasoio sul campo di battaglia, quindi si vedrà. E a proposito del campo di battaglia, vi aspetto quindi alla Fiera di Modena, alla Play, per giocare con noi e con i miei Ara da questo punto, se vi piace il Signore degli Anelli, ma anche no, perché possiamo anche giocare contro i vostri Space Marine con gli stessi Ara e vincerà comunque il Momaka. Quindi ciao! I Mega Generali Galattici. Marinaie e terraioli, benvenuti di nuovo a questa nuova puntata della Mega... Oh no, no, ho sbagliato tutto. Mega Generali Galattici. No, ma... Terra... No, terraiolo. Terraiolo. Iniziamo bene, ragazzi. Allora, iniziamo bene, ragazzi. Allora... di Rayclan Flash. Ho sbagliato perché ho fatto confusione con i modelli. Sono Gloom Spike, scusate. Posto. E tutto quello che serve per e tutto quello che serve. Pennelli in fiamme, Moro Workshop, i pennelli che danno fuoco alla tua pittura. Questo programma è stato presentato da Moro Workshop, il workshop di Moro, un posto tranquillo e seratico dove andare in vacanza e dipingere col vostro pennello in fiamme Moro Workshop. Compra il pennello Moro Workshop e vai in vacanza. Eldar Dance, la danza che ti salva l'anima da Sludge. Fai la Eldar Dance anche tu e salva la tua anima oggi. Chiama l'800 900 662 64 32.